annosa vicenda quella di Richard Ginori, che nel tempo ha registrato alcune gioie e molti dolori, tendenza che prosegue con la vicenda del sito industriale e soprattutto dopo l'incontro della settimana scorsa al Ministero dello Sviluppo Economico, dove DoBank ha ribadito il no alla cessione dello stabilimento, cosa che non permette all'azienda un vero rilancio della Ginori. Per l'incertezza in cui le banche tengono il futuro del lavoro, i lavoratori giovedì hanno scioperato, manifestando a Firenze in Viale Lavagnini, proprio davanti ad alcune delle banche coinvolte. I terreni sono i terreni su cui insiste la fabbrica e sono i terreni accanto al museo che dovrebbe essere riaperto. Quindi la non chiusura della trattativa mette a repentaglio 300 posti di lavoro, la permanenza della Ginori a Sesto Fiorentino e quindi della storia della Ginori e contemporaneamente probabilmente anche la riapertura del museo. Quindi per sfini speculativi si riesce a fare un disastro epocale. Noi chiediamo che quindi all'azienda di non mollare e di non assolutamente arretrare sul fatto che debba comprare questi terreni, quindi che non molli assolutamente la presa perché sarebbe da irresponsabile a sua volta. Ovviamente chiediamo agli istituti di credito di non prendere in ostaggio i lavoratori, non farli fare gli scudi umani a fini speculativi. Si trovi un accordo e si finisca sto strazio. Vi sentite un po' ostaggio di questo andirivieni? No, non ci sentiamo, siamo ostaggi di questo andirivieni. Siamo rientrati 4 anni fa con tutte le buone intenzioni, siamo stati dietro alla proprietà e ora ci ritroviamo con la proprietà che vuole acquistare un terreno e le banche che non gliela vogliono vendere. E per quello siamo molto preoccupati, molto molto preoccupati. Nel frattempo il lavoro va avanti? Nel frattempo il lavoro va avanti. Ci sono degli ordini, si riesce a lavorare, alla meno peggio, perché comunque l'azienda non fa investimenti su questa cosa, perché non sa se il terreno glielo danno o meno, quindi bisogna fare veloci. Oh, Aria, occhio, Il vero problema sarebbe l'avidità delle banche coinvolte e che creerebbero problemi non solo all'azienda ma anche ai lavoratori. Nel giugno scorso a Roma al Ministero la trattativa sembrava conclusa. D'altra parte una delle banche, DoBank, ha rimesso in discussione tutto e ha fatto saltare il tavolo. Ecco, noi crediamo che in questa vicenda ci voglia ragionevolezza e non si può permettere di far andare via Richard Ginori da Sesto Fiorentino mettendo a rischio il lavoro, l'occupazione, la storia stessa della nostra città. Siete messi a dura prova? Anche questa volta sì, eppure purtroppo sì. Purtroppo sì, e noi pensavamo che fosse, diciamo, fra virgolette, raggiunto una stabilità, cosa che per il momento non è possibile ancora farlo. Purtroppo, purtroppo. La Richard Ginori deve avere il posto che merita, proprio perché si tratta del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, la storia e l'arte, soprattutto del territorio fiorentino. È come se crollasse una parte degli Uffizi o del Colosseo. La Richard Ginori deve avere il posto che si merita e deve risplendere l'arte e la storia, la cultura italiana. E soprattutto questo è appunto caratterizzato, costituito dalle mani di chi lavora all'interno dell'azienda. CGIL, CISL, UIL e COBAS unitariamente stanno già lavorando alle prossime iniziative di protesta. Certo è che non ci possono prendere in ostaggio, è 4 anni che questa trattativa va avanti, è 4 anni che si pensa che sia chiusa e qualcuno fa un gioco a rialzo, qui si sta facendo un gioco a rialzo sulla pelle delle persone.